Ciao a tutti e benvenuti ragazzi nella alfa tecnica di Diablo 2, Diablo 2 Resurrected, quindi stiamo parlando di un Diablo, stiamo parlando di Diablo 2 Remaster sostanzialmente. Infatti se vedete la grafica è tutta un'altra cosa rispetto a quella del Diablo 2 originale, non so se l'avete giocato. Comunque, prima di iniziare ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche e di mettere like al video, perché è una cosa che mi aiuta veramente un sacco e a voi costa veramente poco perché è un click del mouse, quindi grazie. Iniziamo l'avventura con, e questa volta è iniziato con la Sorceress, quindi la maga. Parliamo con Warriv. Vabbè ragazzi, vi faccio skippare tutti i dialoghi perché non voglio annoiarvi troppo e andiamo subito a parlare per fare la prima missione che verrà attivata prima o poi. Qua giù c'è, che come si chiama? Akara. E va bene. E quest has been updated, quindi adesso possiamo vedere la nostra prima quest, che è questa. Den of Evil, cerca il den, quindi questo rifugio nella wilderness fuori il campo, l'accampamento dei rogue. Quindi adesso andiamo subito fuori l'accampamento e iniziamo subito l'avventura. Io lo sto giocando con il pad, per la prima volta hanno scelto di inserire il supporto al gamepad e secondo me questa è una roba fichissima perché si gioca molto bene con il pad, ragazzi. Io non pensavo, sinceramente, la cosa mi ha abbastanza sorpreso, ma si gioca veramente molto bene. Ora io non so se notate, ma sto anche attivando e disattivando la mappa e oltretutto premendo un tasto che sulla tastiera è G, possiamo alternare fra la vecchia versione, e guardate la differenza, e la nuova. Allora, ovviamente si parla di una risoluzione grafica molto più alta, che arriva fino al 4K. Io sto giocando, non sto giocando in 4K, sto giocando ovviamente a 1080, però arriviamo fino al 4K addirittura. Quindi, insomma, a livello di risoluzione c'è stato un miglioramento incredibile. Oltretutto è stato anche rimasterizzato l'audio, che è un Dolby Surround 7.1, e sebbene in questa versione di alpha testing non sia disponibile in realtà la modalità multiplayer, la aggiungeranno, ok? Quindi non insomma, non bestemmiate se non vedete che c'è la modalità, se vedete che non c'è la modalità multiplayer, perché in realtà verrà inserita, ok? Allora, io intanto devo ancora provare una spell. Ok, e la cosa che mi chiedevo, visto che sto giocando da gamepad, è: ma io quando lancio le spell, come miro? E sostanzialmente miro a seconda dell'icona che compare. Cioè, vedete, compare l'icona, io colpisco quello zombie. Quindi non c'è un target come potrebbe esserci con il mouse. Adesso fatemi un attimo provare con il mouse, tanto per curiosità. Esatto, con il mouse devo essere io a beccare la spell, quindi con il mouse è un pochetto più difficile, volendo. No, niente, senza volendo, è più difficile, basta. So, adesso poi sono un po' abituato con League of Legends, quindi sto muovendomi e sparando al contrario di come farei normalmente. Va bene, continuiamo l'avventura con il pad, perché mi piace veramente un sacco. È molto più giocoso col pad. Ah, però vedete, non è... Pensavo che... Però in realtà devo un po' mirare, eh. Pensavo che non dovessi mirare quasi per niente, invece un po' sì. Comunque, noi dobbiamo cercare questo den. Adesso lo troviamo. Ah, mi serve una chiave. Va bene, la troveremo. Tanto, facendo fuori i nemici, di solito riusciamo a trovare... Scettro superiore. Bene, vediamo com'è. Tanto no, facciamo prima fuori questi. Poi vi faccio vedere così anche il menu. Abbiamo fatto un level up, oltretutto, quindi possiamo assegnare delle skill. Dov'è il fallen? Non lo becco perché è dentro casa, quindi devo entrare. Va bene, entriamo da qua. Molto figo anche che il correre con il pad è un toggle on, toggle off. Quindi premiamo e lei corre automaticamente. Ripremiamo e lei cammina automaticamente. Sta cosa è molto molto figa, secondo me. Fulminating Potion, prendiamo anche questa. Allora, guardiamo un attimo l'inventario. Cosa abbiamo? Abbiamo uno scettro superiore. E è molto più forte del nostro? Da 1 a 5. Firebolt Damage, ok.
Ok, questo lo potremmo in realtà sbloccare con uno scroll of identify. E quindi adesso potremmo anche equipaggiarlo nello slot secondario. Ah no? Richiede un livello troppo alto? Required. Ah, ci serve 25 di forza per poterlo utilizzare. E io ho 10. Siamo messi un po' male. Va bene, io aumenterei sicuramente l'energia. Per avere più mana, un po' di vita, che male non fa, e Dexterity cosa aumenta? Vorrei. Ok, non c'è la statistica. Ok, attack rating. Ho messo tanta Dexterity, però in realtà vabbè, dopo la cambieremo, perché c'è poi modo di resettare i nostri punti. Nostri punti esperienza, dico. E comunque io dovevo anche attivare, scusatemi, ma non l'ho fatto. Dovevo anche andare a. Ecco, questo è lo skill tree. Ice Bolt. Quindi posso usare l'Ice Bolt o la Frozen Armor. Ah, o una o l'altra potevo utilizzare. Va bene, ho preso la Frozen Armor. Che. Scusate, che immagino non sia. Non sia questa. Non sia una fire spell, ma è una cold spell. E come la bindo? Con X. Ok. Quindi triangolo e ho una nuova spell. Perfetto. E questa cosa che fa precisamente, scusate, l'ho letta prima, ma velocemente. Aumenta la tua difesa e congela i nemici che ti colpiscono. Perfetto. Bella sta cosa. E quanto dura? Dura un po', va bene. Quindi se adesso qualcuno mi colpisse, tipo questo, viene congelato. Bomba sta roba, ragazzi. Una magia veramente, veramente forte. E invece di qua c'ho quest'altra magia, che è il Firebolt. Chest, ma non troviamo niente di interessante. L'abbiamo congelato e poi spappolato. E vai. Light Healing Potion, Kill Rat, lo facciamo fuori. E mi assomiglia molto, non so se ci avete mai giocato, giocandolo con il pad, l'esperienza è molto simile a quella di Baldur's Gate Dark Alliance, che era uno spin-off praticamente di Baldur's Gate uscito per PS2. Non so se qualcuno di voi lo conosce, però a livello di come si gioca è molto molto simile, vi dico la verità. Ah, abbiamo ancora dei Fallen. Comunque quanto cavolo dura sta spell? Dura un botto. Ancora ce l'ho attiva. O forse è un bug. Tanto vediamo se abbiamo low quality sash. Niente. Questo potremmo usarlo? Possiamo usare l'arco. Non abbiamo le frecce. Però possiamo usare l'arco, quindi questo significa che. Ok, qui ci vuole più esperienza per venire qua. Questo significa che se troviamo delle frecce possiamo utilizzare anche l'arco come arma secondaria. Il che è veramente ottimo. Intanto noi continuiamo a cercare il nostro Den. Facendo fuori anche i vari Fallen. Oh, questa intanto è una cosa della stamina. E adesso praticamente uso molta meno stamina. Quando vado in giro, il che significa che posso tranquillamente tenere togglato il coso per correre. E questo è un experience shrine invece che. Aspetta, perché l'experience shrine invece ci dà più esperienza quando combattiamo, quindi saliamo di livello praticamente più velocemente. Allora, secondo me lo shrine è più in basso, ma continuiamo ad esplorare un po'. Perché qui troviamo innanzitutto un pozzo con dell'acqua, che è ottimo per recuperare salute. E qua invece cosa? Eccolo. Vedrai che questo è il den. The Den of Evil. Io ci andrei direttamente quasi quasi. Faccio giusto un giretto qua fuori per vedere se c'è altro da recuperare, se c'è qualche. Un po' più di esperienza che possiamo fare. Lo scudo, ma tanto non possiamo utilizzarlo, mi sa. No, scusami.
No, required strength. Quindi basta che abbiamo più forza e possiamo usarlo. Ci serve più forza, però. Questo è poco ma sicuro. Facciamo un giretto di qua. Un zombie. Ciao. Altri fallen. Che facciamo fuori e poi scappiamo, giustamente. E allora, quella barra in basso che vedete. Allora, intanto vabbè, per chi non lo sapesse, mana e vita sono indicati da quelle sfere. Vita da quella sfera rossa e mana da quella sfera blu, che stanno a sinistra e a destra del loot. No, ho cambiato arma inavvertitamente. Poi abbiamo la stamina, che invece è indicata qua. Vi faccio vedere col mouse. Qua. Questa qua sotto. Quella è la stamina. E poi abbiamo invece l'esperienza, che è quella barra gialla fra la palletta rossa della vita e quella blu del mana. Cast has been updated, perché abbiamo ovviamente trovato il posto. Uccidi tutti i mostri qua dentro. Quindi quello che devo fare è semplice: uccidere tutti i mostri. Una missione molto molto semplice per iniziare. Club. Io adesso esplorerei da questa parte e troviamo un mana recharge shine, così possiamo ricaricarci il mana gratuitamente. Allora, qui ci sono gli sciamani che vanno uccisi prima, perché sennò poi resuscitano gli altri fallen. Attenzione, allontanati. Perfetto. Quindi adesso possiamo più facilmente far fuori i fallen. Questo non l'ho beccato stavolta. Un pugnale mezzo rotto. Frecce. Non abbiamo ancora, non abbiamo più spazio, ma riusciremo a farcelo. Adesso un attimo apriamo l'inventario e buttiamo via la roba che non ci serve. Cioè, io butterei, allora, damage short bow. Butterei questo e prenderei le frecce per quest'altro. The drog, abbiamo anche i bolts. Impossible. Aspetta, ma perché non posso attaccarlo adesso? Nonostante io abbia le frecce. Chissà. Va bene, noi continuiamo ad andare avanti e ad esplorare. Tanto dobbiamo comunque farli fuori tutti. Guardate là il gold che c'è per terra. Io userei anche l'altra spell. Così che ci proteggiamo. Oh, comunque, come mai faccio così poco danno adesso? Mentre prima sembrava che facessi sicuramente più danno. Quello è morto. Dai, è zombie. Fatto fuori. Allora, corpse fire. Questo lo potremmo far fuori effettivamente così. Aia. Ok, fatto fuori. Minor healing, buckler. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Bolts, quantity 201. Aspetta. Ma che io possa fare questa cosa qua? Ah, hai capito. Adesso ho capito. Cappello, che possiamo equipaggiare subito, mi sa. Ah no, è unidentified. Però abbiamo uno scroll da poter utilizzare, così lo equipaggiamo subito. Ci servirebbe anche un'armatura, che prima mi sa che ho trovato per terra da qualche parte. Questo lo lasciamo. Buckler non ci interessa. Era da qualche parte prima, adesso vedremo. Intanto adesso ho l'arco e quindi potrò anche utilizzare l'arco per combattere. Perfetto. Ovviamente colpire da distante è molto più sicura come strategia. Eccola, low quality leather armor. Posso equipaggiarla? Serve ancora un po' di forza. Però prima siamo saliti di livello, quindi metto la forza che ci serve per equipaggiare questa.
Questo serve più forza, vero? 25. Ah no, quella è un'arma a due mani, quindi non posso metterci il coso. Questa la butto via. Per adesso teniamo l'altra crude short staff e continuiamo l'esplorazione. Qua giù dove andiamo? Ok, c'è questa parte qua. E dobbiamo andare innanzitutto... Short bow non ci interessa. Innanzitutto da questa parte qua per vedere se c'è qualcos'altro. Ma no, abbiamo fatto fuori tutto, quindi possiamo andare giù. Continuare in basso. Intanto mi curo anche con una pozione. Beh, questi in realtà sono talmente facili da far fuori che non serve usare l'arco. Ok, qui c'è un mana coso? Sì. Facciamo fuori lo sciamano per primo, come al solito. Superior Boots, possiamo usarli? Sì. E quindi questi li buttiamo e vai. Abbiamo trovato degli stivali un po' più potenti. Zombie, ciao. Anzi, ciao. Ok. Healing Potion. Attenzione allo sciamano, che questo adesso li resuscita tutti. Noi attacchiamo, kaitiamo praticamente. Attacchiamo e ci allontaniamo, attacchiamo e ci allontaniamo. C'è un altro sciamano. Dov'è? Eccolo qua. Sciamano morto e quindi tutti i fallen sono miei a questo punto. Ok, perfetto. I walls, ragazzi, non so che ci famo. Perché in realtà questa è per la... come si chiama? Non l'arco, ma la crossbow. La balestra. Ora, scendiamo di qua. E continuiamo l'esplorazione da questa parte. Qui avevamo innanzitutto un mana recharge shrine, ma non ci serve. Che abbiamo il mana al massimo. Lo utilizzeremo dopo. Io proseguirei quindi da questa parte. Abbiamo trovato un po' di roba su questo rogue morto. Allora, andiamo a far fuori prima il Fallen Shaman. Ok. Con l'arco facciamo fuori gli altri. Bene. Continuiamo l'esplorazione per completare questa prima missione. Ragazzi, io nel frattempo continuo a ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, eh. Fatelo perché è una cosa che vi aiuterà molto nella vita, ve lo assicuro. No, vabbè, comunque se vi interessano i videogiochi davvero iscrivetevi. Cercherò di portarvi cose interessanti tipo questa, perché l'alfa, insomma, non è molto facilmente accedibile al momento. Frecce. Ci interessa? Sì, ci interessa, non ci interessa. Come can't carry anymore? Ma... Arrows. Qui, se io adesso le frecce le mescolo, non le posso mescolare? No. Queste sono 24, queste sono 3,50. Lasciamo le 24. Il danno è da 1 a 4, da 1 a 4. Io butterei anche questo. E anche questo, così abbiamo più posto. E forse possiamo tenere le frecce a questo punto. Ok. Questo lo uccidiamo prima che resusciti tutti. Sciamano. Attenzione, vita. Ok, sto recuperando vita, perfetto. Cast updated nel frattempo. Adesso vediamo in che senso. Forse perché sono rimasti pochi mostri. Forse abbiamo fatto, eh. Sì. Li abbiamo uccisi tutti, ragazzi. Adesso dobbiamo ritornare all'accampamento
per ricevere la nostra ricompensa. Vediamo intanto dov'è l'uscita. È qua. Oh, prima di uscire voglio vedere una cosa. Ah, ecco, skill tree. Quindi io prenderei un'altra magia, che è charge bolt, oppure la magia del fuoco. Ok, rigenerazione del mana. Io farei questa per provare una spell nuova. E energia 40, ok. Non ho punti da assegnare. Quindi torniamo indietro e adesso andiamo a prenderci la ricompensa. Questa ovviamente, ragazzi, è la prima missione, quindi è normale che sia abbastanza facile. Ma una volta poi finita quella serie di missioni, ci abbiamo a level up. Ci abbiamo anche la possibilità. Oh, tra parentesi, io questa non l'ho nemmeno assegnata. B. E adesso possiamo mettere più energia. Stamina, attacco e attack rating. Mettiamo un po' di vita e vai. Bene. Così siamo tornati all'accampamento. E parlando con la tizia, eccola qua, ci darà la nostra ricompensa. Hai pulito il coso, hai fatto quello. Training the skill of your choice. Quindi mi ha dato... Questo intanto cosa c'ha? Tome of Town Portal. Ah, qui posso mettere... Se io questo lo acquisto, se io acquisto queste cose, non ho abbastanza soldi per poterlo fare, posso mettere... Tanto questo vendiamolo. Qualcos'altro da vendere di interessante? Mi sa questo qua. Low quality stash. Così equipaggiamo quest'altro, bene. E questo qui io non lo venderei. Non lo venderei perché secondo me potrebbe essere molto molto forte, quindi lo lasceremo nel coso. E, però il Tome of Town Portal, io questo lo vorrei prendere, anche se costa 400, quindi no. Ha delle armi che non prenderò. Però mi ha dato, dice, la possibilità di livellare. Esatto, di livellare delle abilità. Questa è la ricompensa. Quindi posso o... Questa non posso prenderla, giusto? Perché... No, forse sì. Ice Blast. Proviamo. No, non posso prenderla ancora. Mi sa che manca un livello, però non so... Ah, beh, no. Manca la spell. Ice Bolt. E abbiamo presa. L'Ice Bolt ce l'abbiamo. Potenziamo questa. E via. E adesso abbiamo tantissime skill da poter... Oh, intanto questa la vorrei provare. Bindiamola. E facciamo RT. E poi io binderei anche l'altra che ho sbloccato. Questa. Che farei... Ah, non posso bindarla questa? Come mai? Ah no, è passiva. È passiva. Aumenta la rigenerazione del mana. Quindi quella è passiva. Perfetto. Qui adesso abbiamo X che è la palla di fuoco, B che è il fulmine e RT che è il ghiaccio. Dovremmo parlare a Kaisha, ma prima di fare questo lasciamo della roba qua dentro, ovvero questo. Perfetto. Anche lo scudo io ci lascerei per adesso. Abbiamo una caterva di pozioni. Io lascio questo. Lascio questo. Town Portal ne lascio uno. Tutta quest'altra roba ce la portiamo dietro. A parte un paio di pozioni. Così dovremmo esserci. E vabbè, ragazzi, questa era la prima missione di Diablo 2
insomma, dell'alfa di Diablo 2. Fatemi sapere se ne volete vedere altre. Se volete vedere altri gameplay, li porterò. Se ovviamente questo video fa 20 visualizzazioni, non ha senso che continui a portarne. Però ecco, mi farebbe piacere veramente avere un feedback da voi su questa cosa. Volete vedere altro Diablo 2 Remastered, quindi Diablo 2 Resurrected? Oppure non vi frega, non vi importa? Fatemelo sapere, io sono qua per soddisfare i vostri desideri. Grazie e come al solito ci vediamo al prossimo video.